Un saluto da Dottor Palmas e da Livio Racovizza, il nostro ricercatore che è arrivato da Londra. E qua vedi come viene progettata una linea superior, come vengono progettati i singoli denti che vengono posizionati sopra le ricostruttive bioniche di bocca completa sopra impianti dentali. Questi che vedi qua a schermo giallo sono delle forme di denti che sono stati selezionati da una specifica libreria. Qua Livio è andato a rapportare l'arcata superiore con l'arcata inferiore. Questi che vedi qua nell'osso sono gli impianti dentali che sono stati installati all'interno del paziente, e questi in giallo sono invece le librerie dei denti che è andato a posizionare al di sopra di questa arcata, potremmo dire bionica. Questa è una dentatura che ci permette il computer di andare a verificare esattamente i punti di contatto, e questo è uno degli enormi vantaggi della tecnica digitale. La tecnica digitale ci consente in maniera predicibile di andare a realizzare dei denti che sono precisi, dove possiamo con predicibilità andare a capire dove toccheranno i singoli denti ed evitare che ci siano così delle rotture sui denti perché magari il settaggio non era stato fatto correttamente. Con un click, vedi, è possibile andare a cambiare la forma, la dimensione del dente e la posizione delle singole cuspidi. Le cuspidi sono queste montagne dei denti dove l'aereo, potremmo dire, non deve sbattere. Ci sono degli schemi di contatto, degli schemi cosiddetti occlusali, la bussola occlusale che deve essere rispettata. Il computer è possibile utilizzarlo per andare a velocizzare il nostro lavoro quotidiano. Quando noi andiamo a realizzare poi i denti definitivi col robot che andrà a fresare, quindi in maniera robotizzata, quelli che sono i singoli denti che poi dovremo andare a bloccare sopra la struttura in titanio, andrà a riprodurre in maniera fedele esattamente quella che è stata la tridimensionalità dei denti che è stata decisa con il computer. Un tempo questo processo veniva fatto a mano. Il tecnico doveva conoscere quelle che sono le forme dei singoli denti, andare poi a realizzare, applicando ceramica strato dopo strato, sopra quella che era la struttura in cromo cobalto che doveva mantenere i denti avvitati agli impianti. Oggi è possibile, con un ciclo di 3-4 ore, andare a fresare completamente da dei blocchetti di zirconio quello che è il dente finale che dovrà essere installato sopra l'impianto dentale. Questa nello specifico è una linea superior. La linea superior si contraddistingue per il fatto che è una linea completamente digitale. Ho rimosso i denti, quelli che vedi qua sono i pin di ritenzione dei singoli denti. Noi abbiamo una struttura fatta in titanio, può essere fatta anche di accoppiate con titanio e pecton, che è un polimero stress assorbente, e i singoli denti vengono ritenuti in sede da queste strutture. Le strutture che fuoriescono ed entrano all'interno dei singoli denti servono a dare quella cosiddetta ritenzione macromeccanica. Poi le corone vengono cementate al di sopra del titanio e rimangono dei fori passanti. Questi fori passanti sono gli ingaggi delle viti che ci consentono di avvitare all'interno della bocca del paziente, quindi sopra gli impianti dentali, l'arcata bionica. Questa è la maniera corretta di procedere. Andiamo prima con il computer a realizzare il 3D di quella che è la dentatura e andiamo successivamente in maniera robotizzata a riprodurre fedelmente quello che il computer ha progettato, il designer. In questo caso è un design che può essere realizzato all'estero, può essere realizzato a Mosca, New York, Manchester, a uno dei nostri dipartimenti delocalizzati di telemedicina, dove è possibile quindi andare a fare già queste forme, queste strutture, e poi noi andiamo a finalizzare il tutto andando a realizzare quelli che sono i singoli denti. Ora vieni con me, ti faccio vedere quelli che sono i blocchi da cui si producono questi denti. Come ti ho detto, andiamo e ci spostiamo nella sala robot, che è la sala dove vengono riprodotti i denti.
Queste che vedi qua sono delle macchine dove tu hai un piattello. Sopra questo piattello noi andiamo ad installare quella che è la cialda di zirconio che viene poi fresata. In questo caso abbiamo diverse tipologie di materiali che possono essere utilizzate. Possiamo utilizzare, per esempio, questo è un ottimo zirconio, il katana. Oppure possiamo utilizzare dei materiali provvisori. Questi materiali provvisori che vengono utilizzati per andare a far guarire la bocca del paziente gli impianti dentali una volta installati. Questo che vedi è il blocchetto che è stato fresato. Queste parti mancanti sono state fresate da questo robot. Vedi qua che ci sono delle frese di fianco che vengono prese dal braccio meccanico e servono per andare a fresare questi blocchetti qua di materiale che possono essere, t'ho detto, diverso. In questo caso zirconio. Vedi come dalla cialda escono fuori piano piano, lentamente, quelli che sono i singoli denti che sono stati inseriti all'interno del computer col file 3D. Questo è come si presenta poi in stadio finale, il blocchetto di denti che è glasato. È stato poi cotto, è stato finalizzato e questo è lo stadio invece iniziale, grezzo, in cui vedi viene realizzato dalle frese del robot. Quelli che possiamo utilizzare sono materiali di diverso tipo. Qua ti ho fatto vedere il katana e qua ti faccio vedere un altro blocchetto dove appena sono stati tirati fuori 6 denti. Un blocchetto come questo è possibile arrivare a fare fino a 24-30 singoli denti. Con un ciclo di 3-4 ore noi possiamo andare a realizzare quasi una bocca completa. Di fianco vedi altri robot, altre tipologie di robot che vengono impiegati sempre per questo tipo di produzione. E qua di fianco vedi per esempio quelli che sono i singoli blocchetti che possono essere montati diciamo sopra le piattaforme di fresaggio. Questi sono dei blocchetti di ceramica dal quale poi, una volta fresati, usciranno fuori i singoli denti. Qual è il vantaggio di andare a creare i denti con questa tecnologia? Il vantaggio è che all'interno del blocchetto sono presenti diverse gradazioni, diverse colorazioni e i materiali sono fatti strato dopo strato con materiali di densità diversa e anche durezza e resistenza e proprietà meccaniche e ottiche diverse. Quando noi andiamo a caricare sul software la posizione del dente in 3D, avremo in memoria quella che è la posizione esatta del singolo dente all'interno del blocchetto. Questo significa che questo file io lo posso inviare dall'altra parte dell'oceano, conoscendo il codice di blocchetto che è stato impiegato, il dente verrà ristampato, rifresato sempre in quella posizione all'interno della cialda del blocchetto e quindi uscirà fuori sempre della stessa densità, della stessa durezza e delle stesse proprietà ottiche, potremmo dire. Questo è il grande passo avanti della tecnologia che ci permette di riprodurre negli anni in maniera fedele quelli che sono stati i denti prodotti magari 10 anni prima. Io sono Dottor Palma, sei qua dall'Istituto Sviluppo e Ricerca di Chisinau Bocca Bionica, ti faccio un saluto.